fa più e dice: maestro, scusi, ma il tè sta traboccando dalla tazza, non se ne è accorto? E lui dice: certo che me ne sono accorto, posa la teiera e dice: questo è il primo insegnamento che io posso darti. Tu sei esattamente colmo come questa tazza, la tua mente è già piena di conoscenze, di giudizi e di pregiudizi, dove non c'è spazio per nuove conoscenze. Allora, come posso io insegnarti lo Zen se prima tu non svuoti la tazza? E questo è il caso, no? Le nostre menti sono certamente, no? Non mi illudo, no? Ognuno di noi qui ha una storia, ha una personalità, ha nella sua mente delle convinzioni, delle esperienze, delle credenze, no? Perché qualcosa entri di nuovo, quindi una nuova narrazione, bisogna avere la disponibilità di fare un piccolo spazio. Se io invece rimango nella mia convinzione, semplicemente quella conoscenza non entrerà e quindi non farà male a nessuno. Mi seguite? Liliana ha una credenza, ha una convinzione, ha una conoscenza. Se non ci sarà spazio per una nuova conoscenza per entrare, non ci saranno danni perché non potrà entrare. E lei rimarrà, diciamo, nella visione, nella narrazione, che è giusta peraltro, no? Quindi, perché è giusta? Perché sostiene delle cose in positivo, sostiene i suoi allievi, sostiene la sua pratica in un modo compassionevole ed equilibrato. Però ci sono altre narrazioni, no? Quindi queste altre narrazioni possiamo decidere se farle entrare o non farle entrare. In ogni caso tutto sarà perfetto.